Io, Vincenza Lipari, prometto, mi impegno e giuro di svolgere fedelmente l'incarico di giudice a me affidato presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano Agrigentino, così Dio mi aiuti mentre tocco questi santi Vangeli. Una cerimonia proprio intima, quasi familiare, però di grande significato, e ne dovremmo essere tutti convinti, perché non si sta cambiando soltanto la camicia, è qualcosa che c'era prima, ora cerchiamo di cambiare camicia per sistemare, è soprattutto un cambiamento di cuore, e ecco perché è un momento significativo per la vita della Chiesa, fatta nell'intimità, ma credo con il cuore aperto a tutta questa Chiesa, che in questo servizio che il Tribunale è chiamato a svolgere, dovrebbe sentire, e mi auguro che sentirà, davvero la misericordia e la tenerezza di Dio. Parlare di Tribunale mette sempre un po' in difficoltà leggi rigide, sentenze, chi vince e chi perde, e tante volte questo è fatto a scapito della misericordia e della tenerezza. Il Papa ci sta insegnando che giustizia e misericordia, giustizia e tenerezza possono camminare insieme. Allora l'augurio che faccio come vescovo di questa Chiesa, anche se sono moderatore del Tribunale, ma soprattutto come vescovo di questa Chiesa, è che possiamo iniziare questa avventura con uno stile davvero diverso. Prima c'erano le sentenze, oggi ci sono degli uomini che in qualche modo dobbiamo incontrare, e sono degli uomini feriti se arrivano in Tribunale, e a questi uomini dovremmo far sentire come la giustizia deve essere sempre salvaguardata, ma come la misericordia diventa quel tragitto breve ma importante e necessario per poter anche guardare alla giustizia, ma soprattutto a sentire che in qualunque momento, sia chi è responsabile, sia chi non lo sia, in qualunque momento ognuno scopre che le braccia di Dio sono aperte attraverso il segno della sua Chiesa. Ecco, è un cambiamento che non sarà e non interesserà soltanto il Tribunale in quanto tale. C'è un piano pastorale che dice passare all'altra riva, e credo che questo è un elemento necessario per il passaggio e per attraversare un mare che in questo caso non è mai sereno. Le acque sono sempre mosse, se finisco in Tribunale è perché qualcosa non va, però lo facciamo con la speranza che il Vangelo ci comunica che c'è sempre un'altra riva a cui approdare, per poter sperimentare che ciò che ho vissuto, anche se può essere negativo il fatto che sia andato in un tribunale, ciò che ho vissuto può essere sempre illuminato dalla presenza di Dio e dalla sua grazia. Il Mazzolari usa una frase: la bellezza di ogni creatura è nella sua capacità di rinnovarsi. Noi, in questo rinnovamento che stiamo tentando di fare, io dico sempre che per adesso siamo un cantiere, un grande cantiere, ecco, la bellezza di questa Chiesa si mostrerà appunto in questa voglia, questa volontà di poter rinnovarsi, di poter cambiare, ma ripeto, non soltanto superficialmente, ma cambiare soprattutto nel cuore. Quello che il Papa ci raccomanda è creare relazioni. Non possiamo dare a sentenze e a fogli ciò che poi inciderà per sempre nella vita di un uomo, ma quello che dovrebbe restare in tutti, in chi sta da questo lato della scrivania e in chi sta dall'altro lato, dovrebbe sempre restare in tutti il segno che qualcosa, anche se negativo, è giovato per poter crescere nell'amore e per poter avere una vita sempre più dignitosa e più umana. Questo credo che sia la chiave di lettura di questo momento particolare. Approfitto per dire grazie ai giudici per la loro disponibilità, a dire grazie a chi ha giurato e a chi dovrà giurare la disponibilità al servizio nelle diverse
diverse forme. Ecco, ve lo ripeto, fate in modo che le vostre stanze non siano tagliate, giudiziarie, ma che siano dei luoghi dove si incontrano persone preoccupate di cercare soprattutto il bene. Auguro buon lavoro, credo che anche voi in questo cambiamento strutturale e anche interiore possiate essere un simbolo, un test, un segno per chi sta lavorando per cambiare e senz'altro cambiare il meglio. Buon lavoro a tutti e grazie a voi per la vostra presenza.